Questo programma è offerto da Formazione SRL Learning Center Via Domenico Morelli 49 Napoli. F Lounge Hair and Beauty Via Muzio Scevola 8 Napoli. Bentrovati con l'informazione di Napoli Village News in redazione Raffaele De Lucia. Prosegue senza soste l'operazione di bonifica del territorio dai rifiuti, iniziata qualche giorno fa dal comune di Quarto. Oggi in alcune zone della città la situazione andava man mano migliorando, con pochi quantitativi di spazzatura ancora in strada. Stamane gli uomini comandati dal generale Morelli erano nella zona nord di Napoli, tra Scampia e Ponticelli, due quartieri che fino a ieri erano davvero al collasso. Bobcat in azione, auto compattatori in poche ore hanno sollevato centinaia di quintali di sacchetti maleodoranti. Soddisfazione nelle parole del sindaco Iervolino, che ha affermato: è un fatto positivo perché giovani di tutte le regioni d'Italia offriranno quella solidarietà che molte istituzioni negano o tardano ad esprimere. Non accenna a fermarsi l'ondata di maltempo che da due settimane investe Napoli e la Campania. Piogge che hanno causato quest'oggi la caduta di altri due muri all'interno degli scavi di Pompei. A cadere, minati dall'umidità, due muretti costruiti a secco, di nessuna importanza, ma che comunque fanno aumentare la soglia d'allarme per lo stato di conservazione della città archeologica. Intanto, forti mareggiate stanno rendendo difficili i collegamenti con le isole, mentre in città difficoltà per gli automobilisti si stanno registrando soprattutto nelle aree periferiche. Nelle ultime ore, auto e strade sono state sporcate da una pioggia carica di sabbia proveniente dal Nord Africa. Le temperature infatti sono aumentate nelle ultime ore di qualche grado a causa di un vento caldo che arriva dal bacino sud del Mediterraneo. Sarà il trattamento delle problematiche legate alle patologie arteriose periferiche e a quelle aortiche il tema del convegno internazionale di cardiologia interventistica e cardiovascolare organizzato ad Avellino dal 3 al 4 dicembre dal professor Paolo Rubino. Come nelle passate edizioni, l'incontro sarà suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica, assumendo l'aspetto del corso di specializzazione durante il quale si registreranno gli interventi di esperti internazionali e nazionali in campo di cardiologia interventistica. Una delle sessioni sarà anche aperta alla metodologia in angioplastica della clinica Montevergine. Ai nostri microfoni il professor Rubino sottolinea le novità del congresso di quest'anno. Sì, ci sono diverse novità importanti, per questo è il motivo di questo meeting scientifico, proprio nel tentativo di trovare un consensus tra gli operatori nazionali e internazionali. Faremo tutti i casi dal vivo che saranno commentati in sala e per esempio il CALT del momento è la sostituzione valvolare aortica percutanea. Riusciamo a mettere una valvola aortica senza fare nessun taglio, con una puntura dell'arteria femorale. E i nostri risultati, ma anche quelli internazionali, sono incredibili, sono bellissimi, a fronte di una mortalità di questi pazienti non trattati superiore al 50%. Bagno di folla ieri sera per il comico Alessandro Siani, che alla FNAC di via Luca Giordano al Vomero ha presentato il suo ultimo lavoro letterario, Un napoletano come me e che to dica fa. Il libro, già in vendita dallo scorso 24 settembre, sta risentendo oggi più che mai della fama che l'attore ha strappato al pubblico del grande schermo con la partecipazione al film Benvenuti al Sud. Un incontro con i fan durato oltre un'ora in cui il comico partenopeo ha dato sfoggio della sua simpatia inanellando una dietro l'altra battute che hanno fatto ridere a squarciagola gli oltre 400 presenti. La presentazione, moderata dalla speaker di Radio Kiss Kiss Napoli, Ida Di Martino, ha vissuto anche un momento serioso quando l'attore ha commentato il difficile momento che sta attraversando la sua amata città. Una puntata della battuta, proprio di fatti qualcuno a quale abbiamo segnato, di cui proprio dietro al libro ci stava una che poi è reale, perché veramente è capitato che andiamo a trovare mio nonno in ospedale e senti proprio un signore che diceva questa battuta: dottore, ma l'operazione all'appendicite è pericolosa, ma io a uno su mille succede qualcosa, dottore, a che numero sto? Di
diventata ormai un'autentica beniamina del pubblico napoletano, Rosalia de Souza torna in città per un concerto che, come di consueto, è stato un raffinato gioco di rimandi tra samba, bossa nova, canzone d'autore e now jazz. Quella che la critica ha definito la più ispirata tra le cantanti di musica brasiliana in Italia si è salita ieri sera sul palco del Bluestone, aprendo il suo concerto con un doveroso omaggio alla musica carioca. Come Carolina Carol Bela, il primo singolo portato al successo da Jorge Ben, o come Cinque Dias de Carnaval dell'autore Toco, così come le cover di formazione Cult, Tamba Trio e Bassa Tres rappresentano il naturale omaggio alle sue origini. Con D'improvviso poi, la canzone che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, il live di Rosalia de Souza e ha vissuto atmosfere più contemporanee, dando la misura della sua abilità nell'innovare la musica brasiliana e contaminandola con la canzone d'autore.